Hey. Before you go, can you sign this for my kid? Se c'è una cosa che non sopporto sono gli egocentrici che usano internet per elemosinare attenzioni. E di recente si sono incontrati due luminari del settore, perché la celebre Screwball ha ingannato un altro narcisista, Spider-Man, con una... Già che ci sono, darò un'occhiata al rilevatore trovato da MJ. Dovrei riuscire a modificarlo per rintracciare il carico di Tombstone. Dovrebbe andare. Mettiamolo alla prova. Ok. Sarà sufficiente seguire il segnale. Dovrebbe condurmi al carico di Tombstone. Tombstone. Il padre di tutte le rogne. Una pellaccia indistruttibile e nemmeno l'ombra di uno scrupolo. Dubito si stia limitando a riciclare veicoli rubati. Thank you.
il camion. Scampagnata domenicale? Accidenti, è Spider-Man! Chiamate i rinforzi! Accidenti, la banda al completo. Capitan Tutina non può sconfiggerci! I motociclisti sono serviti. Ora vediamo il camion. Ah, contenitori di sostanze chimiche. Completamente vuoti. Provengono dall'impianto Alchemax di Harlem. Ma cosa contenevano? E questo suono significa che il mio tempo qui è scaduto. Devo andare alla Alchemax e indagare su quei barili. Non so cosa stia architettando Tombstone, ma probabilmente è illegale. E sicuramente è pericoloso. Di recente i demoni hanno commesso un atroce atto terroristico prendendo in ostaggio i passeggeri di un pullman. Abbiamo qui con noi una delle turiste coinvolte, la signora Edna Parker di Edina, Minnesota. Ci racconti cosa è successo? We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Ah, tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione.
Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere e stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Devo neutralizzare quelle bombe. Ok, una è sistemata. Ancora una, forza! Poteva andare meglio. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Compromette la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista e ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Una chiamata di zia May. Peter, ho parlato con la madre di Miles e non vede l'ora di inserirlo nel nostro gruppo di... Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Oh.
Eleni indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Perché siete sempre così bastardi? Sono tutti in costume. Bravissimi. Il dottor Delaney è qui. Devo trovarlo prima che lo faccia Martin. Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Ah, Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo! Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Qual è quello reale? Sei mio! Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana. Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Sembra a posto. Piccoli miei, voglio sentirvi gridare. Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. Voglio sentirvi gridare. Sì, mangiate, piccoli miei. Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì, la lucertola col camice. Sì! Cacà! 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 Voglio sentirvi gridare! Ehi, c'è Spider-Boy! Sono la tua nemesi! Dobbiamo combattere! Magari più tardi! Qual è il problema, Coda? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi! Combatti! Combatti! Lo Spider-Man! Ma che diavolo! Oh, maledizione! State calmi! Ditemi solo cosa volete! È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! Oh mio Dio! Uccideteci!
State tutti bene? Sì. Bene. Felice Halloween. Creiamo un po' d'atmosfera. Dove hanno portato Delaney? Deve esserci un altro modo. Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì! Se la festa continua. Il nome. Dottor Morgan Michaels. Grazie. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Si avvicenta.
dispiace, non avevo alternative. Ti riprenderai presto. No, di nuovo lui. Scusi tanto. Cosa gli ha fatto Martin? Yuri, mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul Respiro del Diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì. Tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il Respiro del Diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Unità, segnalati terroristi mascherati in possesso di un ordigno. Dirigersi a Garvey Park. Passo. Dem. Vogliono replicare la... Oggi parliamo di Halloween. Dormi bene. Facciamo su un senato! Salve, Fuggi! Vai! Oh.
disinneschiamo l'ordigno primario. L'innesco è connesso a un circuito. Andata. Accidenti, c'era una protezione. Ho innescato le altre bombe. Devo disinnescarle prima che esplodano. Aiutare, agente. Stammi bene. L'impianto Alchemax. Ottimo tempismo. Gli sgherri di Tombstone stanno caricando nuovi rifornimenti. Ma per cosa? Droga di nuovo? Sono armati fino ai denti. Meglio non fare troppo rumore. Dove sono? Sembra una città fantasma. Il capo le ha pagato. Ottima dormita. Ehi, voi non siete iscritti all'albo dei chimici. L'assenza di camice vi ha tradito. Sgherri di Tombstone sistemati. Ora vediamo cosa contengono i barili. The Ox 3. Non è l'agente a cui Tombstone fu esposto da ragazzo. Come intende usarlo? Andiamo, forza! Dubito che sia una medicina per l'asma. Altri sgherri, altra droga. Quando capiranno che uniformarsi al gruppo sta perdenti?
inizio a sospettare che ci sia un legame tra il Diox 3 e quegli inalatori. Farai meglio a esaminare da vicino uno di quegli inalatori. D'accordo, vediamo. Diox 3 addizionato con anfetamine. Una ricetta geniale per l'invulnerabilità temporanea. Sono ammirato e preoccupato. Se questa schifezza iniziasse a circolare, andrebbe a ruba e Tombstone sarebbe l'unico fornitore. Credo di poter sintetizzare un antidoto. Saranno rimaste delle scorte in quel camion. È l'ora della scienza improvvisata. Perfetto, una singola dose di antidoto. Ora devo solo testarlo. Forse è ora di fare visita a Tombstone nella sua officina. Senza dubbio avrete sentito parlare dei tumulti all'Empire State University. Stavolta non è stata la classica.